Chef? Ciao Kenya. Faccio bella. Senti, una serata pistoiese. Come mai? Che sta facendo? Un video non posso. Facendo un video, Kenya. Una serata pistoiese è la prima volta che sono a Pistoia. Senti, qualche battuta durante questa bellissima cena sul tuo libro, del quale poi avremo modo di parlare. Vabbè, che... Kenya scrittrice. Kenya scrittrice è una precursora di quello che è l'autoironia sulle donne. Non è vero che siamo delle vittime e basta, ma siamo a nostra volta delle carnefici, inconsapevoli magari, ma inconsapevoli. Questa è la, diciamo, l'alibi. Senti, il tuo libro è uscito a settembre, so che è un successo, che stai girando la Toscana per presentarlo, sarai all'Isola d'Elba e poi so che sarai anche a Pistoia, ancora la data in definizione, però tornerai a trovarci. Certo che sì, a Pistoia ci vengo volentierissimo perché sono ex gareggiatrice di sci, di slalom, di slalom G, quindi ci sono volentieri a Pistoia perché comunque la mia seconda residenza sarebbe, se possibile, la Betone, quindi ci vengo sempre volentierissimo. Mi piace stare da queste parti, è la prima volta che non sono a Pistoia, quindi è una città bellissima, mi è piaciuta moltissimo. Mi piacciono le persone, una delle mie migliori amiche di Pistoia, quindi perché no, spero di venirci veramente tante, tante volte. Senti, io ho sfogliato con interesse il tuo libro, siamo nel 2015, ma è ancora così difficile il rapporto fra l'uomo e la donna? Secondo me sono difficili i rapporti. Prescindere tra uomo e donna. Quello che ci vuole oggi è una profonda, non intelligenza, ma profonda sensibilità, che non è solo una prerogativa femminile, ma una prerogativa di pochi, veramente, sia che siano maschi e femmine. Il fatto è che spesso non si riesce a capire che la chiave della vittoria e della felicità è arrivare al cuore dell'altro. Veramente, quindi esponendo la propria persona, il proprio cuore a favore dell'umanità, quindi degli altri, forse è il modo per arrivare anche al cuore di quella persona che ti fa soffrire. Questo a prescindere che si tratti di rapporti maschio-femmina, rapporti familiari o comunque tutti quei rapporti che ci fanno soffrire. Quindi la chiave di lettura di tutto ciò è arrivare all'altro. Spesso in questa società in cui siamo molto legati a una società tecnologica che ci porta, virtuale, che ci porta a essere legati a noi stessi, al nostro profilo Facebook, al nostro profilo digitale di qualsiasi tipo sia. In realtà quello che manca sono i rapporti umani, che sono molto più difficili da gestire. Impariamo di nuovo, come hanno fatto i nostri genitori, i nostri nonni, a gestire i rapporti umani, perché a oggi la nostra deficienza, dico da figlia di generazione presente, è gestire i rapporti con non l'altro sesso, ma con l'umanità. Punto. Senti, tornando al tuo racconto, una storia fra uomini e donne di stalking, inframmezzata, mi ha colpito da molte poesie. Come mai questa scelta? Beh, probabilmente perché, come dicevo, la mia natura comunque di donna, figlia dei tempi, è nata negli anni 80, quindi cresciuta negli anni della tecnologia, no? Dell'avanguardia, di quelli che oggi sono i sistemi che usiamo per la comunicazione, è sempre la vecchia maniera, perché comunque io riconosco che sono molto più efficienti, molto più istantanei, no? Certi tipi di comunicazione, ma quanto è bello avere nelle mani, quanto è stato bello per me avere nelle mie mani cartacee e sfiorare il mio libro. Quindi quanto è bello avere dei rapporti umani, come ho avuto stasera con delle persone bellissime, dei rapporti umani tra le persone in cui ci si scambia, abbiamo degli scambi, che poi possono essere anche monitorati tramite i nuovi meccanismi tecnologici di comunicazione.
ma non dimentichiamoci che non siamo delle macchine, ma siamo degli esseri umani, abbiamo bisogno di rapporti umani che vanno, come dire, no? Vanno toccati con mano, vanno sentiti, vanno emozionalizzati, vanno sentiti con l'emozione. Quindi non è sufficiente, diciamo, quello che oggi sono i sistemi di comunicazione. La tecnologia di oggi non può soccombere a quelli che sono i meccanismi veramente dell'essere umano, che è quello di un essere che ha bisogno di toccare, di sentire, di essere veramente al centro delle proprie emozioni. Senti, anche nel libro, nel romanzo che hai creato, c'è un messaggio di speranza? Ce la possiamo fare? Si intitola Senso, proprio perché a tutto questo c'è un senso. C'è un senso al fatto che io sia una persona che ha avuto un vissuto simile, un vissuto difficile, e poi però da un grande dolore ha creato una grande gioia. C'è un senso per cui io ho conosciuto tutte le persone meravigliose che ho conosciuto nella strada durante la quale io sto sponsorizzando il mio libro. C'è un senso perché non ho conosciuto le persone che non conosco, però magari hanno vissuto le mie stesse esperienze, alle quali magari posso mandare un messaggio che arriverà in maniera del tutto banale, no? Magari da uno di questi mezzi freddi tecnologici di oggi, però magari arriverà così, no? E viralità, no? Come si dice oggi, però sicuramente arriverà. C'è un senso a tutto nel mondo. Il senso della vita è l'amore. Si parte da lì, è il motore che manda veramente, che aziona il mondo. È da lì, l'amore, punto, stop. Benissimo. Io ti ringrazio, ti aspetto a Pistoia per la presentazione del tuo libro. Senso di Kenya Catarsi. Ciao Kenya. Ci vengo volentierissimo perché sono una scrittrice, quindi è anche una sciatrice. Amo la Betone, amo Pistoia. Ciao a tutti. Ciao. Grazie.